Forza Juventus, forza Italia. Queste sono le due cose che mi sento di dire oggi. Perché oggi, signori, cazzo, non lo so, forse anche voi state iniziando a sentire un po' d'ansia, ma quant'è che aspettavamo una partita come questa qua? Io sono nel bel mezzo di un trasloco, ok? Sto veramente facendo dei turni incredibili tra lavoro e trasloco e riesco ad avere il tempo di emozionarmi all'idea che stasera si gioca un quarto di finale dell'Europeo con il Belgio. Quindi vuol dire veramente che il cuore per la nazionale batte. E voglio cercare di intersecarlo con il mio cuore bianconero, perché qualcuno mi ha fatto una domanda molto molto interessante, nei commenti voglio andare a sviscerarla. Prima di tutto c'è OneFootball, ragazzi, qui sotto in descrizione, se non lo scaricate adesso non so quando possiate farlo. Cioè, ragazzi, è iniziato il calciomercato. Ieri abbiamo parlato di un ipotetico rinnovo di Cristiano Ronaldo. Juventus e Sassuolo sono al lavoro per Locatelli. Ma chi gioca stasera? Chiellini, Chiesa? Di là, De Bruyne, Hazard ha recuperato. C'è OneFootball. Qual è la formazione di sto Italia-Belgio? Scaricatevelo ora. E un mi piace a questo video. Cazzo, un mi piace di supporto a questo video. Perché voglio arrivare almeno 2000 like per un video di questo tipo. In cui si tira fuori tutto quello che si sente. Ok? Parto dalla conferenza stampa di ieri, della presentazione della Juventus. Scusate, non ho fatto in tempo a trovare e a ritagliarmi dello spazio per riuscire a portarvi un video, ve lo faccio adesso. Dico la prima cosa che mi viene in mente, che è stata confermata anche da Davom in realtà, nel suo J-Café, mettiamo anche in silenzioso il cellulare. Lui arriva bene, lo conosceva, perché tifa per la Ferrari in Formula 1. Io non sono appassionato di Formula 1, quindi arriva bene, l'ho visto parlare ieri per la prima volta, l'ho sentito parlare ieri per la prima volta. Posso dire che è bella, non mi piace per niente. Tipo Lello era super entusiasta, no? Colpo gobbo. A me non piace, proprio non mi è piaciuto, ma a pelle, eh? Poi magari è il più bravo del mondo e ci aiuterà a tornare dove meritiamo di stare anche in campo internazionale, in ambito internazionale. Però la prima proprio sensazione che ho avuto è: minchia, non mi piace questo uomo. Vabbè, vediamo come andrà. Invece mi è piaciuto un sacco Cherubini, sangue freddo, concentrazione. Invece so che alcuni hanno battezzato Cherubini come in maniera negativa, non come, in maniera negativa, perché ha detto che comunque la rosa è competitiva, va bene, c'è un patrimonio tecnico da gestire e valorizzare che è stato acquistato negli ultimi 2 anni in cui si è cercato di abbassare l'età media, e sono tutte cose giuste, vere. Io adesso vi dico anche una roba. La Juventus, ok, arriva al suo massimo apice l'estate in cui va a acquistare Cristiano Ronaldo, ok? E forse lì pecca di presunzione, perché Agnelli a Villarperosa dice l'obiettivo ora è la Champions League, lo dice pubblicamente. Allegri, quando viene esonerato, dice: guardate che noi l'abbiamo sempre detto internamente che la Champions è un obiettivo, poi può succedere, come no. E noi tifosi in quel momento lì compriamo Cristiano Ronaldo, siamo una squadra che sta andando molto bene in Europa da anni a questa parte e viene eliminata sistematicamente dopo tra Ronaldo e Messi, lo vai a prendere te, sei al quinto anno di guida tecnica di un ottimo allenatore e anche il presidente pubblicamente si espone dicendo Champions League, che è dal 96 che non vinci. Boom, il nostro cervello, per quanto possa essere razionale a volte, vive di queste cose qua, vive del sogno, vive dell'emozione. Peccato di presunzione. Perché poi sappiamo tutti cosa è successo negli anni successivi. Una campagna acquisti non all'altezza, l'addio di Marotta mai sostituito, e adesso speriamo che questa nuova dirigenza si riesca a tornare a quel concetto dirigenziale che c'era una volta. Cristiano Ronaldo, che è stato il massimo, mai più seguito se non Matthijs de Ligt e Federico Chiesa, che sono stati due acquisti di alto livello, ma che poi sono stati da penare perché si sono pagati tanti milioni di euro. La Juventus in questo momento, poi post-Covid e con tanti allenatori che ha cambiato, non è mai riuscita a trovare quell'intensità. Ve ne dico un'altra perché è veramente molto bella. L'altro giorno su Twitter ho visto un ragazzo che diceva: dal non mi ricordo l'anno ad oggi la Merkel ha governato in Germania e lo è stato il CT della Germania, tipo 10, 15, 20 anni, non lo so, di entrambi a testa. E poi facevano Italia, tutti premier italiani, tutti CT italiani, e loro ne hanno avuti due tra premier e CT nell'arco, non lo so, davvero di una ventina d'anni, quindicina d'anni, non mi ricordo, e noi nello stesso arco ne avevamo avuti tipo 10. Questa cosa è stata tremenda, perché cazzo, è vero. E la Juventus ha iniziato ad andare male quando ha iniziato a cambiare tanto e spesso tutti gli allenatori, tutto l'assetto dirigenziale. Però non dimentichiamoci che Paratici, Nedved e Agnelli sono stati lì per una decina d'anni, ok? Marotta poi è andato via, non si è deciso di ricostituire
quella dirigenza che c'era prima, e sono iniziati i problemi. Questo per indicare che molte volte non è il cambiamento la strada migliore, quanto più imparare dai propri errori ed essere consapevoli del fatto che ci sono dei gradi, ok? Ci sono dei momenti. Se magari oggi non era pronto un giocatore, mi viene in mente Kulusevski, domani lo sarà. Se Arthur l'anno scorso ha fatto poche partite ed è stato difficile inserirlo in un contesto, magari domani ci riuscirà. E io preferisco partire un mood fly down per ricominciare, come quello che ho avuto Cherubini, piuttosto che agganciarsi a 3 anni fa, quando davvero eravamo all'apice, andavamo addirittura a acquistare Cristiano Ronaldo, che poi ci ha anche complicato un po' la vita, perché ci siamo veramente fin troppo esaltati. Non significa che la Juventus non farà mercato, non significa che la Juventus non sarà competitiva in campionato in Champions. Ci si proverà, assolutamente. Ma apprezzo la volontà di mantenere bassi i toni, perché in questi ultimi 2 o 3 anni si è parlato tanto e si è fatto molto peggio rispetto a prima. Quindi ora, parlare zero, mi va bene che tu mi venga a dire non si fa mercato perché tanto so che è una palese stronzata. Vogliamo bassi. Basso profilo. Mi piace perché veramente, e mi metto davanti a tutti. Si è parlato troppo, troppo. Tante volte abbiamo perso l'opportunità, ho perso l'opportunità di stare zitto. Ed è ora di ricominciare ad agire e a lavorare. E lo stesso discorso lo possiamo fare per l'Italia. Dei giocatori che magari l'anno scorso non erano pronti, quest'anno, dato che l'Europeo è stato rinviato, magari lo sono. Il Belgio, tornando a quel discorso, no? Di CT con la Germania, ecco, il Belgio ha fatto una roba molto tedesca. Perché sicuramente il Belgio che andiamo a affrontare stasera non è uguale, ma ha tanti elementi simili a quello del 2016 in Francia, quando a Lione, ed ero presente, è stata bellissima come partita, abbiamo inaugurato proprio il girone dell'Europeo. Benissimo, noi siamo cambiati radicalmente, proprio perché in mezzo c'è stato Conte, Ventura, Mancini, guardate qua, un po' di roba, e tutti hanno giocato col loro modulo, Conte con la difesa 3, Ventura con lo 4-2-4, Mancini era con questo 4-3-3. Ognuno ha le sue idee e ci sono passati dei calciatori in mezzo, certo, alcuni sono comuni, però 5 anni fa vinciamo con i gol di Giaccherini e Pellè. In questo momento Giaccherini e Pellè sono da squadra veramente di basso livello in Serie A, probabilmente. Giaccherini si è ritirato addirittura. Quindi capite che nell'arco di 5 anni tante cose sono cambiate, ma quello è il punto più vicino che possiamo andare a prendere. Cazzo, quant'è che aspettavamo una partita come questa? Una grande avversaria ai quarti di finale dell'Europeo. Lo dico io, mondiale non l'abbiamo fatti. Ed ecco che la testa torna esattamente a 5 anni fa. Dopo aver eliminato la Spagna, andiamo a giocare con la Germania. E ancora una volta, come la Juve ha peccato, no? Ha detto: no, vabbè, ma hai visto, io sono brava. Anche l'Italia. Zaza con i suoi passettini. Pellè che dice: ti faccio lo scavetto a Neuer. E vai a casa. E vai a casa come è andata a casa la Francia. Perché quando ti credi troppo, troppo più forte dell'altro e non sei per niente umile dopo che l'umiltà era stata la tua arma vincente, allora te lo meriti di cadere. E fai un tonfo grandissimo perché ti eri proiettato fin troppo più in alto delle tue responsabilità e delle tue potenzialità. Fly down Italia, come la Juventus. Fly down. Favoriti? Belgio. So che qualcuno l'altro giorno mi ha contestato quell'1%. L'1% è l'antitecnica gufata estrema, ragazzi. L'antica tecnica della gufata al contrario. Perché è giusto, va benissimo. Dite di essere più bravi voi, siete più bravi voi. Bene, parliamo poco, facciamo tanto in campo. Io stasera voglio godere. Qualcuno l'altro giorno mi ha chiesto: ma come fai a tifare per l'Italia ed essere così passionale sulla nazionale dopo tutta la merda che tirano alla Juventus durante l'anno? Beh, tanto ho risposto con il primo video Italia-Turchia e ho fatto una cosa folle per questa prima partita dell'Europeo e ci voleva. Vi garantisco che personalmente ci voleva. Aggiungo che io mi sono innamorato del calcio con l'Italia del 2006, seguendo quella prima competizione. E quindi il cuore, per forza di cose, va lì. Ma io sono anche fiero di essere italiano. Tante volte veniamo accusati delle più brutte cose del mondo e forse ce le meritiamo pure. Ma non cambiare la mia nazionale
e nazionalità con nessuna. Perché quanto è bello, stasera abbiamo il tavolo al bar del nostro amico, con il maxischermo, con gli amici di sempre che tifano anche tutte squadre diverse, ma siamo lì e tifiamo per l'azzurro, perché il nostro cuore quello è. Durante l'anno, tifosi juventini, milanisti, interisti, napoletani, fiorentini, ci offendiamo, sì, c'è lo sfottò, sì, in amicizia è sempre bello. Non è che gli juventini sono i più bravi del mondo, che loro non fanno niente. Ci sono dei tifosi juventini che sono tremendi, andrebbero presi a badilate in faccia. Non è che se uno tifa una squadra allora è bravo, tifa un'altra no. Tante volte mi ritrovo nei commenti della gente che pensa di farmi un complimento e mi dice: guarda, tifo squadra X, fill in the gap, metteteci quello che volete. Eppure tu mi stai simpatico, finalmente uno juventino intelligente. Ma secondo te, allora, sì, secondo te è un complimento, perché stai dicendo, nonostante il tuo tifo, tu sei una persona intelligente. Ma questo è un ragionamento stupido, perché andiamo a battezzare una persona, la cultura di una persona, l'intelligenza di una persona, su un concetto ridicolo come il tifo di una squadra? E sti cazzi. Ragazzi, calcio è uno sport, un divertimento, un passatempo, è quello che ci deve regalare delle emozioni, eh? Calcio è emozione. Ed è giusto sognare, come è giusto sognare sul mercato, come è giusto sognare che la Juventus l'anno prossimo possa fare una bellissima stagione, è giusto sognare stasera di battere il Belgio e vincere l'Europeo, ma è un sogno. E ve lo dicevo non più tardi di 3 minuti fa. Ogni tanto parliamo troppo. Io ogni tanto parlo troppo. Cazzo, però viviamo il calcio, viviamolo nel lato sano, soprattutto dopo un anno e mezzo di pandemia che ci tiene lontani dagli stadi. Si sta pensando alla riapertura al 25% e a quella totale. Minchia, non vedo l'ora di tornare allo stadio a tifare per la Juventus e per la nazionale italiana, a parlare, ad emozionarmi, a illudermi, a dire puttanate. Perché quanto cazzo è bello questo sport e quanto cazzo è bello quello che abbiamo messo in piedi noi tifosi a livello di community, la mia, la vostra, quella totale, globale del calcio. È uno sport fantastico e sono soltanto 11 stronzi contro altri 11 stronzi che si tirano dei calci e calciano un pallone al di là di una riga. Eppure guardate che cosa si è andato a creare. Come faccio a essere così passionale? Come fate a non esserlo voi? Forza Italia, forza Juventus.